benvenuti alla nostra festa che ha organizzato la nostra amministrazione comunale in occasione del 150enario dell'Unità d'Italia. Volevo intanto avvisare tutti che terminata questa conferenza ci recheremo tutti presso i portici del vecchio municipio per inaugurare l'apice del 1860 con i caduti della Guardia di Indipendenza, che è stata restaurata nei giorni scorsi. Quindi una volta terminato andremo sotto i portici del vecchio municipio. Ecco, oggi è stata anche l'occasione per noi vecchi sannazzaresi di una qualche quale rimpatriata con il professor Lorenzo Magnani, sannazzarese DOC, che è stato anche il primo presidente della biblioteca. È stata l'occasione da parte mia per ricontattarlo nelle settimane passate per avere il suo apporto per fare una conferenza. E direi che il professor Magnani ha un curriculum di tutto rispetto, perché è professore presso l'Università di Pavia, direttore del Computational Philosophy Laboratory del Dipartimento di Filosofia, ed è attualmente visiting professor presso la Sun Yat-sen University di Canton in Cina. Ha insegnato presso il George Institute of Technology di Atlanta e presso la City University di New York, e dirige vari progetti di ricerca in Europa, Stati Uniti e Cina. Il libro Abduction, Reason and Science è diventato un importante punto di riferimento negli studi intorno al ragionamento ipotetico e pratico nell'ambito delle scienze e delle scienze cognitive. Il recente libro Morality in Technological World sviluppa una teoria filosofica e cognitiva delle relazioni fra etica e tecnologia nella nostra era. Ecco, prima di cedere la parola al professor Magnani, vi dirò che mi sono piaciute alcune riflessioni che ho letto tempo fa in un articolo di Marcello Veneziani, che ne ho tratto alcuni spunti, queste riflessioni da parte mia, e vi dico che dedico il 17 marzo a tutti quelli che non volevano festeggiare il compleanno dell'Italia, a quelli che dicono che l'Italia è finita, perché l'Italia è finita tante volte, non poi ricomincia. Ho letto un testo di Croce di 100 anni fa che vedeva l'Italia finita, e 50 anni fa Prezzolini, e 20 anni fa Montanelli, e idem 200 anni fa Leopardi, e 500 Machiavelli, e 700 anni fa Dante. Molti italiani, grandi o meschini, l'hanno data per finita però prima di nascere. A quelli che dicono la mia patria, il mio borgo, la mia valle, la Padania, perché la loro patria, vera o presunta, abita dentro quella patria più grande, disegnata dalla geografia, dalla storia, dall'arte, dalla lingua e dal carattere che è l'Italia. A quelli che dicono che non c'è niente da festeggiare, e la festa non è sentita, perché questo semmai è un motivo in più per ricordarsene, per suscitare un po' piccolo e breve amor patrio e smettere di lagnarsi. A quelli che dicono di non festeggiare per l'unità che questo sangue al sud, perché si celebrano anche le feste che un tempo si divisero. Si celebra il 2 giugno che se mezza Italia era una monarchia, il 25 aprile che se mezza Italia era fascista, il 1 maggio che se mezza Italia non si riconosce nelle bandiere rosse, i sindacati alla piazza. Ecco, infine, a quelli che dicono sì, ma solo se è patriottismo costituzionale, ricordo che nella Costituzione la parola patria è citata una volta sola, nell'articolo 52 per la difesa dei confini. Invece l'amor patria non passa dalle armi, ma dall'amore per la tua terra, il tuo popolo, la tua lingua e le tue radici. Cedo la parola al professor Magnani. Sindaco, che ringrazio ovviamente per aver reso possibile questa occasione preziosa, essendo San Nazarese, ovviamente con particolare gioia e anche con un po' di emozione, credo la televisione tutti conoscono delle emozioni. Io mi avrò sul serio ad essere qui in mezzo a voi e ad aver visto anche i miei amici e
gli amici dell'infanzia, ecco, qui a San Lazzaro dei Borgogna. Come avete visto dal mio curriculum, in realtà io sono stato molto all'estero nella mia vita professionale e questo mi ha fatto diventare un po' cosmopolita, con una mentalità un po' cosmopolita. Quindi vedo la nazione italiana come una piccola nazione in mezzo a tutte le nazioni del mondo. Piccola ma potente, importante. E tenuto conto di questo, quindi io volevo sottoporre alla vostra attenzione delle considerazioni che sono prevalentemente di carattere intellettuale, non starò a parlare di me o delle mie opinioni, che sono sottoposte alla vostra analisi, critica e considerazione. Allora, seguendo quello che consiglia il Presidente della Repubblica Napolitano, ci dice le celebrazioni devono evitare il rischio dell'enfasi retorica, ha detto Napolitano. Ci stiamo riuscendo. Le stesse celebrazioni saranno un modo di ritrovarci quanti italiani nello spirito che ci condusse 150 anni fa a riunirci come nazione e come Stato, a ritrovarci nella riflessione comune sui travagli e sulle prove che abbiamo vissuto insieme e sui problemi che insieme abbiamo davanti. E poi dice sempre il Presidente, l'unità della nazione e dello Stato ha più che mai senso proprio in un mondo globalizzato e frammentato, che io personalmente, ma anche molti di voi, ho avuto occasione di vedere e di verificare, effettivamente è globalizzato, nel quale un'Italia divisa e una macro regione italiana sarebbe solo un irrilevante frammento. Allora, sottopongo sicuramente alla vostra attenzione questa espressione irrilevante frammento, perché in realtà l'irrilevante frammento, l'Italia lo è sempre stata piena di irrilevanti frammenti. Seguendo il consiglio del Presidente della Repubblica, ma fino a un certo punto, io partirei, quindi con un po' di enfasi retorica, con la citazione di un verso di Alessandro Manzoni, che è tutti noto e che è in marzo 1821. Perché questo condensa un po' un'immagine del problema dell'unità d'Italia. Io non sono uno storico, sono un filosofo, uno studioso di filosofia e quindi non ho un approccio storico a questo problema. Manzoni dice, una gente che libera tutta, e quindi vedete che il problema è essere liberi, o fia serva tra l'alpe e il mare, e quindi che non sia più serva, una sola, d'arme, di lingua e d'altare, di memoria, di sangue e di cor. Allora, questo cosa significa? Che l'ambizione dell'unità d'Italia era quella di essere, parliamoci chiaro, una nazione economicamente ricca e militarmente potente. Il fatto che questo sia stato un successo, sia avvenuto veramente, viene testimoniato da una banale constatazione empirica, che la nazione italiana ha partecipato a due guerre mondiali, perché era una nazione importante. Ora, ritornando a Manzoni, vedete che l'enfasi è sul non essere servi, sul non essere schiavi, sulla unità d'arme, di esercito, di lingua, l'italiano, d'altare, la religione cattolica, di memoria, la nostra storia fondamentalmente culturale, di sangue, qualche problema, le etnie che ci sono nel nostro paese sono varie, dal punto di vista genetico abbiamo i greci al sud, gli etruschi al centro e i celti al nord, e di cor, di sentimento, questo non è difficile, perché per sentirsi italiani, sentirsi uniti, basta volerlo, e superando i problemi e le difficoltà che ci possono essere. Allora io dividerò il mio intervento, che spero che non sia lungo, ecco, nel caso che lungassi troppo il sindaco mi strattonerà il braccio, in tre punti. Il primo punto, che
parla proprio dell'unità d'Italia e del raggiungimento dell'unità, dell'unità d'Italia. Il secondo punto, che cos'è il federalismo? Perché il federalismo non è un'invenzione recente, è una tematica che percorre da tantissimi secoli la storia di questo popolo e di chi ha riflettuto su questo tema. E poi infine il fatto, secondo me, fondamentale, che quando noi parliamo dell'unità d'Italia, beh, certamente stiamo parlando del problema della unità dell'intera nazione, no? Ma non dobbiamo dimenticare che hic et nunc, ora, in questo momento, stiamo parlando anche di uno Stato di diritto, che quindi proviene dalla tradizione secolare che ha formato gli Stati di diritto, e una democrazia costituzionale. Ora, vedere l'unità d'Italia, o non vederla, o in ogni caso vederla staccata da questo problema, da questa esistenza dello Stato di diritto e della Repubblica Costituzionale, secondo me è miope e ignorante, nel senso che la Repubblica Costituzionale è quella che in qualche modo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha portato a compimento il successo della formazione della nazione italiana. Io vi ho detto che vado in giro e ancora adesso sono andato soprattutto in passato all'estero. All'estero si parla dell'Italia, non si parla di altre cose. Io sono un italiano, non sono un lombardo. E questo per dire qual è la visione degli altri. Allora, io non vi cito per non fare retorica, né Garibaldi, né Cavour, né Mazzini, né vi citerò Cattaneo per il federalismo, Gioberti, Balbo o altri, ma vi cito invece un comunista, un filosofo comunista, che è Proudhon, che tra l'altro, a qualcuno dei presenti se lo ricorderà, era un filosofo particolarmente caro a Bettino Craxi. Allora, questo francese, e quindi vi invito a gettare uno sguardo sull'unità d'Italia di questa persona che scrive all'inizio dell'Ottocento, da parte di un forestiero, di uno straniero. Ecco, lo sguardo di Proudhon è tremendo sull'unità d'Italia, nel senso che Proudhon scrive tre saggi che sono tutte e tre contro l'unità d'Italia, perché assolutamente vede l'unità d'Italia come qualche cosa di estremamente negativo. Vi faccio un esempio di quello che dice Proudhon. Mazzini finisce così per tradire la causa repubblicana e democratica, pronto a sacrificare le tante nazionalità della penisola in nome di una monarchia costituzionale, borghese e dispotica di Savoia, disattendendo così l'aspettativa di una pari genesi sociale ed economica. È ovvio, questo oltre ad essere un comunista, tra l'altro di quelli art, perché pensavano che la proprietà privata è un furto, è anche un federalista integrale, perché lui immaginava appunto la necessità dell'integrazione federale e la vedeva in Italia come assolutamente importante, e vedeva come egoismo nazionale il fatto che ci fosse questa ambizione a formare una nazione ricca e militarmente potente che potesse, come dire, pestare i pugni nel consesso degli stati nazionali. Vi segnalo tra l'altro che, ma lo sapete bene anche voi, che gli stati nazionali che ci sono nell'Occidente in questo momento, e non solo nell'Occidente, sono percorsi da varie crisi, ma sono tuttora vivi e vegeti, cioè non è che stanno decomponendosi o, come dire, sciogliendosi in vari modi. Lui dice: l'Italia per natura e configurazione è federalista, e quindi rimanda a questa dimensione del federalismo. Ma vi cito anche un'ultima frase di Proudhon, se la trovo, che è su Roma, dove, scusate un attimo che dovrei trovarla, dove praticamente si dice che Roma era una cozzaglia di codi, un ammasso di parassitismo. Sono le immagini che ogni tanto ritornano,
no? Ecco, di Roma, di parassitismo, di sfruttamento dei turisti ecclesiastici, assenza di commercio, assenza di industria, eccetera, eccetera. Ecco, tra l'altro, questa osservazione di questo comunista, che viene anche chiamato socialista utopista, ritorna nel socialista Benito Mussolini, questa immagine negativa di Roma, del 1910, quando Benito Mussolini dice delle parole veramente tremende contro la capitale, e quindi vedete che c'è, come si dice, percorre un rivolo che è insieme anti-romano e quindi nel contempo federalista, che addirittura ritorna nel Duce,